presentato a Milano Pianeta 30, il primo progetto che nasce dalla collaborazione tra Ines e MUBA, il Museo dei Bambini di Milano, per promuovere progetti culturali a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il primo obiettivo della collaborazione è raccontare i 17 goals dell'Agenda 2030 dell'ONU, illustrati con un linguaggio vicino ai ragazzi all'interno del libro Pianeta 30. È un progetto che sostanzialmente parla degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Quanto mai complesso, perché comunque, ripeto, è un progetto che noi, si vedono tante pance in questa illustrazione, abbiamo anche noi nella nostra pancia da tanto tempo, ma la difficoltà vera era trovare il modo di trasferirlo in un linguaggio che fosse adatto e comprensibile ai bambini, perché comunque i nostri principali utenti sono i bambini, in questo caso bambini principalmente della scuola primaria, ma in realtà tutto questo, tutta la mostra è usufruibile gratuitamente, e questa è una bellissima cosa per noi, perché comunque cerchiamo sempre di avere delle proposte che possono essere fruibili gratuitamente da tutti, famiglie, bambini, scuole. Oltre a questo, noi abbiamo realizzato questo libro, che è un libro molto particolare, perché in realtà è un libro che si compone, più che un libro è un activity book nel vero senso della parola, perché a ogni obiettivo è collegato ovviamente alla spiegazione e sono allegate delle attività dove appunto i bambini possono fare, ritagliare, incollare, per cui sostanzialmente alla fine si trasforma in un vero libro pop-up e ogni bambino avrà il proprio libro. E grazie ad AINS noi avremo la possibilità di ospitare gratuitamente 50 classi di istituti dove oggettivamente le uscite sono abbastanza problematiche per tutta una serie di problemi, e quindi siamo maggiormente contente, e ovviamente ogni bambino della classe riceverà il proprio libro, quindi questo vuol dire che il lavoro poi verrà proseguito in classe. E diciamo, iniziamo a mettere un semino oggi. Un progetto che nasce dalla sinergia tra l'esperienza di MUBA nell'ideazione e realizzazione di progetti innovativi rivolti al mondo dell'infanzia e l'impegno che Ines riserva da oltre un anno all'attivazione di laboratori didattici e attività extrascolastiche con progetto scuole. Noi abbiamo l'obiettivo di essere un vero operatore di rigenerazione urbana nel lungo termine sulla città di Milano. Questo da soli non è possibile e siamo ben consapevoli che per fare questi grandi progetti o piccoli progetti c'è la necessità di avere un'attenzione alle fasce oggi più deboli, che sono gli studenti, i giovani, gli anziani, le grandi famiglie, e quindi questa collaborazione con chi è un esperto di queste tematiche per noi è vitale, perché il nostro obiettivo è quello della concretezza, della praticità, dell'effettiva messa a terra di questi obiettivi e non solo una narrativa.